Il dirigente della Polizia Municipale di Latiano, presente ovviamente a questo convegno, voluto per parlare di traffico su una città come Latiano, e chiaramente le vie di comunicazione sono una parte importante delle attività quotidiane. Sì, noi siamo partiti da un dato fondamentale, in perfetto accordo con l'assessorato che ci è stato vicino in tutta questa serie di iniziative, e cioè il traffico è un fenomeno sociale che interessa un po' tutti. Partendo dall'esame delle patologie del traffico, cioè dalla sinistrosità stradale, abbiamo rilevato come gran parte dei problemi del traffico derivino dai comportamenti dei conducenti. Conseguentemente abbiamo ritenuto che la prima cosa da fare sia di intervenire sull'uomo, sul cittadino di domani. Siamo andati quindi con un forte progetto partecipato dalle scuole elementari e delle scuole medie esistenti in Latiano a corsi di educazione stradale che hanno portato i ragazzi ad esercitazioni in aula e successivamente ad esercitazioni sulle strade. Il numero degli interventi è stato elevatissimo, oltre 200 tra scuola elementare e scuola media. Successivamente sulla strada abbiamo riportato i ragazzi per esercitazioni pratiche. Mi pare che i risultati stiano un po' premiando tutti. Si tratterà ora di pensare, attraverso interventi anche sulle strutture del comune, sulle sovrastrutture, strade, intersezioni e varie, anche per i cittadini di domani. Dunque l'educazione stradale, l'educazione civica, insomma un percorso che porta anche alla legalità. Sì, sicuramente sì, è all'interno di quest'ottica che abbiamo voluto le due iniziative di questo periodo, le due iniziative principali che come assessorato alla Polizia Municipale abbiamo cercato di portare avanti. La prima è stata quella del corso di educazione stradale nelle scuole, che ha avuto una partecipazione felice sia dei bambini che dei loro insegnanti, altrettanto da parte dei genitori che hanno voluto appunto collaborare con noi in tutti questi mesi. L'altra iniziativa è stata quella di stasera, che ha visto invece come tema principale il traffico e la viabilità, anche perché in questo settore ci siamo resi conto realmente che la città lo vive, lo sente e vuol discutere con te di tutte le tue scelte. Ci sono degli interventi particolari che i cittadini di Latiano a breve tempo conosceranno, sapranno? Per non aspettare che si arrivasse in fondo al percorso che porterà poi al vero e proprio piano del traffico e della viabilità, noi ci siamo immediatamente messi al lavoro e abbiamo dato vita a una delibera finale che ha portato al cambio del senso di marcia in alcune vie principali, cioè strade a doppio senso come via Battisti, via Argentieri, che sono direttrici nel nostro paese importanti, diventano ad oggi, tra qualche giorno, a senso unico. Siamo già in fase di montaggio dei segnali, quindi avviseremo la cittadinanza e li abitueremo ai nuovi percorsi.